Arrivati in aeroporto, la scorsa puntata siamo andati a Milano, a casa di Giorgio, ma questa volta andiamo a casa mia, a Torino. È il momento di volare, ci saranno tante sorprese. Seguiteci! Ancora in viaggio per Circolando, io sono in treno, direzione Torino, quindi andiamo a casa di Elena. E nella puntata scorsa siamo andati al Tennis Club Milano Buonacossa, Milano casa mia, quindi questo è il turno di Elena. Mi fido ciecamente, la prima puntata l'avete vista, è stata fantastica, e quindi che dire, dai, rimanete collegati con noi perché secondo me vedrete una grandissima puntata. Quindi in attesa del Galli che arriva a Torino e della Super Elena che arriverà con l'aereo, perché lei, capito, il treno niente, lei arriva direttamente con l'aereo, vuole bruciare le tappe. Aspettateci e vedrete una grandissima puntata torinese. A me volare mette fame. A causa dei ritardi, il Galli arriverà molto in ritardo e quindi niente Circolando questa sera. Domani mattina direttamente andrò a bussare alla camera di Elena, ok? Finalmente arrivati a casa e domani Giorgio deve essere molto fresco perché già ha avuto qualche problemino col treno. Domani c'è tanto da lavorare. Gli amici di Super Tennis? Ce l'hai fatta alla fine! Io sono arrivato tardi ma sono puntuale, andiamo dai! Allora, sei pronto? La mia città, non vedo l'ora di fartela vedere! Andiamo! No, ancora 2 minuti, aspetta! Un classico! Che bello! Circolo della stampa! Abbiamo fermato Filippo Callerio, che è il next gen dello Sporting della Stampa Torino. Allora, Filippo, come hai iniziato a giocare a tennis? Raccontaci un po' la tua storia. Mio padre mi ha portato al circolo del Monviso. Perché piaceva lui il tennis? Sì, perché gli piaceva. E ho iniziato a provare a giocare e mi è piaciuto. E dal Monviso mi sono spostato allo Sporting per giocare in agonismo. E quando è che hai capito che insomma avevi le qualità per diventare magari un tennista? Subito? Si è visto il talento da subito? Abbastanza, ma anche ho vinto i campionati italiani di doppio l'anno scorso. Guardate, qui c'è uno scudetto Under 12 doppio 2017. La Lambertenghi di doppio con Federico Garbero. Anche lui piemontese? Sì, sì. Ok, e quindi sei campione d'Italia, numero uno d'Italia in doppio, un bel onore questo. Tu sei un next gen, eh? Si spera che fra un po' di anni potrai partecipare a questo evento fantastico. E chi è che è il giocatore che ti è piaciuto di più? Schiappavolo. Bravo, anche a me piace Schiappavolo. Va bene, e a chi ti ispiri tu invece? Nadal o Monfils. Perfetto. Guarda che ti veniamo a vedere più tardi. Vogliamo vedere un dritto alla Nadal e uno smash al salto come Monfils. Ce la fai? Vabbè. Alla grande, dai, torna a allenarti.
Siamo con Gianluca Luddi, ex pro, giocatore ATP, marito di Stefania Chieppa e è direttore tecnico dello Sporting della Stampa da un mese circa. Ecco, raccontaci un po' questo ruolo. Io sono arrivato qui 4 anni fa come responsabile del settore pro team. E come ben sai, per colpa di una tua ex collega. Certo, che erano a Roma, l'ha portata a Torino. Mi ha portato a Torino. Però sei contento ora? Però sono contento, si lavora molto bene, la struttura offre tantissimo, e abbiamo un'ottima scuola tennis. Attualmente abbiamo circa 330 allievi divisi per settori, abbiamo un settore di mini tennis avviamento dove ne contano più di 200, un settore di perfezionamento e specializzazione che ne contano 80 circa e poi il settore dove me ne occupo io principalmente, quello del Pro Team, dove sono tutti ragazzi dai 16 anni in su, dai seconda categoria fino ad arrivare a ragazzi che giocano e ragazze che giocano a livello ATP e WTA con punti. Siamo la terza top school in Italia, abbiamo tantissimi ragazzi giovani promettenti, abbiamo un bellissimo settore junior e quindi si può fare veramente bene per il prossimo. Stai giocando o hai smesso? No, previamente smesso. Quest'anno ho fatto 3 doppi in Serie B, 2 li ho vinti, 1 l'ho perso. Quindi sei ancora performante. È più Stefania quella che tiene alta l'onore della famiglia. Assolutamente. Anche lei non molla mai. Non molla mai. Si continua ad allenare almeno 2-3 volte a settimana. Non so come fa. Eppure lei, quella che ha partorito 2 figli. Eppure non molla. Ha 2 figli, lavora perché lavora anche lei e quindi non so dove trova. È più la passione per questo sport che continua. Basilare poi anche per lavorare a un certo livello. Basilare, cioè lo staff, tutti persone comunque che hanno vissuto nel tennis, c'è anche Colangelo, un altro ex. Assolutamente, però, insomma, io devo dire un ottimo staff. In questo circolo ho trovato uno staff veramente qualificato e motivato a raggiungere obiettivi importanti. Quello penso sia la base del successo poi. Piccoli così ed erano buonissimi perché hanno preso tutto il sapore del sugo eccetera, i miei erano grossi così. Ve la devo presentare veramente, la Stefania Chieppa, la conoscete tutti. Stefania, allora ti manca un po' circolando? Ma sei venuto qua a casa mia solo perché ti mancavo, secondo sì, me. Sì, effettivamente dopo anni e anni di circolando insieme è bello rivedersi sempre con Circolando. Ma raccontaci un pochettino come sta andando la tua vita. Beh, nonostante i due figli, le 2 gravidanze, non mi sono fermata. Sono tecnico nazionale e ho fatto il corso anche da dirigente in secondo grado. Sono iscritta all'albo dei giornalisti. Pure? Sì, dai. Ma mica sono come te, oh. Io, sei rimasto. Io sono rimasto al palo, sono rimasto indietro, bene, bene. E qui siamo sul campo della squadra che si è qualificata in Serie B, giusto? Esatto. Qui abbiamo una parte delle ragazze che fanno la gara squadre, siamo passate in B. È un'ottima squadra. Giochi ancora i tornei, mi hanno detto che prossimamente avrai anche un altro torneo. Ho ancora il dominio della squadra. Ah sì, eh? Battere la Chieppa è sempre stata dura, soprattutto poi qua in zona si esalta. Quotidianamente te sei sui campi qui allo Sporting. Io sono cresciuta praticamente in questo circolo, mi sono allenata qui e continuo a lavorare qui dalla mattina alla sera, oltre a fare la mamma, perché comunque è un lavoro anche quello, ma sono comunque contenta perché comunque sono qui a casa mia, è un bellissimo ambiente. E poi sei sempre con tuo marito, almeno lo vedi tutti i giorni, dalla mattina a sera, pensa che è bello. Avevo te il marito televisivo, però l'altro vero ce l'ho tutti i giorni. Io sapevo già tutto, però era giusto farlo sapere anche ai nostri amici di Super Tennis che certo, probabilmente un po' gli manchi, senza nulla togliere. Elena è bravissima, però qualcuno si sarà anche affezionato, no, in tutti questi anni a Stefania. Se la volete venire a trovare, venite allo Sporting della Stampa a Torino, ok?
tavolo, giustamente sempre con la racchetta in mano. Il nostro responsabile della SAT, allora raccontaci com'è lavorare con tutti questi ragazzi. Beh, sicuramente è un piacere insegnare a chi non sa giocare, perché i risultati si vedono a breve, si vede l'entusiasmo dei bambini che apprezzano che stai cercando di fare per loro qualcosa, e questo mi dà sempre la spinta per continuare. Ormai sono tanti anni che lavoro qua e che mi occupo di questo settore e non mi vedrei in un posto diverso. Ecco. E lavoriamo su tantissimi campi, d'inverno dove c'è il grosso del movimento, andiamo avanti su 11 campi, ovviamente tutti coperti, e c'è un turnover di 100 e passa bambini al giorno tra le 3 e le 8 di sera. Poi ovviamente c'è anche un gruppo di semiprofessionisti che si allenano al mattino e quindi su tutta la giornata, sì. Qual è la giornata tipo, soprattutto quando ad esempio ci sono i campus estivi? Beh, d'estate abbiamo appunto, come dicevi tu, dei programmi estivi che prevedono la permanenza al circolo dalle 8 del mattino alle 6 di sera, dove ovviamente è predominante l'aspetto del tennis, dove hanno la possibilità di fare delle vere lezioni di tennis, e durante la giornata sono intrattenuti con momenti in piscina piuttosto che del gioco libero, e insomma è un'occasione per i bambini per apprezzare questo posto bellissimo. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie, altrettanto, grazie. Finalmente un po' di tempo per me, il tempo di un caffè. Giorgio tutte le volte mi fa correre da una parte e dall'altra, e lo prendo con Paolo, responsabile dell'attività agonistica. Allora raccontaci un po' di quello che fai qui tutti i giorni. Allora io qui mi occupo di tutto il settore under 10, under 12, under 14 e tutti gli over 14 che non fanno parte del pro team. Durante l'inverno la mattina mi occupo della programmazione e poi il pomeriggio sto in campo dalle 3 fino alle 8 di sera insieme agli altri maestri. Invece durante l'estate il programma inizia alle 8 e mezza del mattino e prosegue fino alle 4 e mezza o alle 6 della sera. Che tipo di filosofia adotti con questi ragazzi? Lavoriamo molto sulle persone, quindi la nostra filosofia è sul rispetto reciproco. E poi c'è un grande lavoro tecnico, perché abbiamo dei ragazzi di eccellenza e quindi il lavoro tecnico è un lavoro importante. Quest'anno abbiamo vinto il titolo regionale Under 10, Under 14 maschile, e giocheranno la fase di macroarea a metà luglio. Paolo, raccontaci un po' anche di te, com'è nata la tua passione per il tennis? È stato proprio un colpo di fortuna, perché a 10 anni, durante una visita oculistica, il professor Dossi, che ringrazio, ha consigliato ai miei genitori di farmi praticare uno sport con una palla in movimento. Io giocavo a calcio ed è nata subito la passione per il tennis. È incredibile, perché è una storia simile, è uno dei campioni, dei giovani campioni, che è stato protagonista delle Next Gen ATP Finals dell'anno scorso, Chong, proprio quello che poi ha vinto le Next Gen. Anche lui stessa cosa, problema oculistico, gli hanno consigliato di focalizzare non soltanto una pallina ma anche il colore giallo-verde, e allora i genitori hanno pensato di farlo lavorare nel tennis. Scelta giusta, anche per te lo è stata, immagino. È stato più fortunato di me lui. Direi che è ora di andare a lavorare. Certo. Vediamo a spiarti. Siamo nella sede storica dello Sporting della Stampa Torino, e esattamente nel Palazzo Ceriana Maineri, e andremo a intervistare il presidente del circo, Luciano Borghesan, ok? Quindi venite con me. Ho
Come vi ho accennato all'entrata, siamo nella sede originale, la sede storica dello Sporting della Stampa Torino. Siamo con il presidente Luciano Borghesan, che ci racconta un pochettino la storia appunto del circolo. Allora, Palazzo Ceriana, dove ci troviamo, fu voluto nel 1884 da un conte che si chiamava Carlo Ceppi e realizzò questo palazzo, che si chiama Palazzo Ceriana, appunto per il conte Lodovico Ceriana Maineri, e questo nome è rimasto tuttora. Dal 1957 questa è anche la sede del Circolo della Stampa. Il Circolo della Stampa è all'origine poi del Circolo della Stampa Sporting, che ha queste due sedi, questa di proprietà, immobile Palazzo Ceriana Maineri, che ospita anche l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione Stampa Subalpina, che è il sindacato dei giornalisti, e lo Sporting, che è in corso Agnelli 45. Noi abbiamo anche questo mensile, che raggruppa un po' le notizie che si svolgono sia rispetto a questo palazzo dove si svolgono le attività culturali, quindi dibattiti, presentazioni di libri, incontri con la città, perché questo era lo spirito di questa associazione, e le attività sportive che si svolgono invece sullo Sporting di Corso Agnelli. Il Circolo della Stampa vuole essere il punto d'incontro con i cittadini, con i lettori, gli spettatori, ma i cittadini in genere. Cioè, il giornalista deve vivere nella realtà, e quindi questo è un luogo di relazioni, di rapporti, di conferenze stampa, di dibattiti, presentazioni di libri. Si vede benissimo che il presidente è uomo di televisione, perché ci ha spiegato tutto benissimo, la telecamera non le fa sicuramente paura. Bene, io direi di andare a visitare questo palazzo fantastico e storico e poi tornare al circolo e continuare la nostra visita allo Sporting della Stampa Torino. Sergio, un campo meraviglioso, quasi un'arena. Quanti ricordi ti legano a questo posto? Ricordi fantastici, perché hanno giocato qui i più grandi giocatori del mondo degli anni 50-60, naturalmente non eri nata, quindi comunque hanno giocato qui Lever, Emerson, Santana, il grande Pietrangeli. E nel 61 qui il grande Pietrangeli ha vinto il torneo battendo in finale Rod Lever, che era il numero uno del mondo, penso, e quindi è stata una vittoria incredibile. Parliamo un po' del circolo, 1926-27. È nato, diciamo, il circolo, e pensa che nel 28 hanno fatto qui i primi campionati italiani assoluti, no? E poi l'hanno fatto per altri 5 anni negli anni a seguire, però i primi campionati ufficiali assoluti di tennis li ha fatti nel 28. E su questi campi c'è stato anche un tennista d'eccezione negli internazionali del 61, Sergio. No, d'eccezione no, comunque ero in prima quell'anno lì, e al secondo turno ho incontrato il numero 3 del mondo, che era Neil Fraser, che mi ha dato una stesa, si dice tennisticamente una stesa. Ti ricordi il risultato? 6-4, 6-3, 6-2. 3-7-0. Primo set con onore. Abbiamo visto che un po' tutto, siete una famiglia di sportivi, siete tantissimi da generazioni, quindi avete vissuto completamente questo circolo. Ho portato i miei figli qua a giocare. Tu sei stato tanti anni qui, come è cambiato il circolo in questi anni? Che cosa ha migliorato? Quali sono state le novità? Novità sono ad esempio il campo da football, che è bellissimo, che l'hanno rinnovato, rifatto completamente. Poi hanno i campi qui di tennis, e quanti sono? 23. 23, sono informatissima. Non vale, lo sapevi. Tanti, sono tanti. Tanti, 23 più lo stadio. E questo è vincolato, anche questo. Non si può toccare.
se togli una pietra ti arrestano. Evitiamo di farci arrestare, allora no, adesso vado a recuperare Giorgio che è sempre lì, che chiacchiera con chiunque. E allora andiamo a gustarci da vicino questo campo è storico. Meraviglioso, andiamo. Sì. Andiamo. Oggi mi sono fatto prestare un bel costume ed Elena me la cucino io. Ci sarà un'altra sfida. Ciao ragazzi, oggi siamo qui per imparare a tuffarci e in particolare impareremo il capofitto avanti carpiato. Ricordatevi che questa è una gara, quindi è una competizione e dovrete gareggiare l'uno contro l'altro. Alla fine della prova io sceglierò quale sarà il migliore tra voi due. Ora io vi farò vedere come si fa il tuffo e dopo proverete a rifarlo. Sono tesissimo! Male, eh? Oggi ha vinto Elena. Bravo! Grande! Sei acclamata! Adesso i polpacci mi servono. Ho lasciato Giorgio in doccia, lui è un po' lento, deve farsi bello. Tra l'altro io porto ancora i segni sulla pelle dei tuffi, abbiamo fatto una figuraccia, Ernesto, tra l'altro sono qua col direttore, una figuraccia purtroppo abbiamo fatto in piscina. Tra l'altro un trampolino meraviglioso vincolato dalla sovrintendenza dei beni culturali. Qui tutto è vincolato, nel senso che abbiamo compiuto più di 70 anni, la struttura più di 70 anni e quindi siamo sotto questo vincolo. Io dico anche con orgoglio che è un presidio sabaudo, uno spaccato della Torino che forse c'è sempre meno e della Torino nuova fatta dalle nuove famiglie che frequentano qui anche da poco tempo, ma che si sono integrati subito, perché comunque il tessuto è quello. Qui chiunque, di qualunque estrazione sociale, si possa trovare bene, sentirsi a casa, c'è spazio per tutti. Parliamo anche del tuo ruolo, a proposito di operatività, perché il tuo ruolo è un ruolo molto complicato, devi interagire continuamente con moltissime persone per gestire tante fasce, tante realtà diverse. Sì, il bello del mio lavoro è questo, che devi conciliare necessità per qualche categoria di socio che diventano difficoltà per qualche altra categoria, quindi condividere così una comunità, abbiamo tanta età all'interno di questa comunità e farle convivere tutti non è semplice. Io ridendo dico che sono l'uomo del rubinetto che perde, della macchina parcheggiata male e poi di cose importanti che riguardano la struttura, il rapporto con i soci, il rapporto con le persone, credo che sia la cosa più importante e divertente. Potrei raccontare degli aneddoti divertenti, qualcuno forse anche un po' piccante, no? Curioso. Se vogliamo saperli però. Il mio ruolo mi impone il silenzio assoluto, quindi. E adesso una cosa personale, il tuo angolo preferito del circolo? Ma devo dire, la piscina è bellissima, però avete avuto anche voi modo in questi giorni di vedere il campo stadio, che ha tutta una storia particolare alle spalle, che coinvolge la città stessa, quindi devo dire che il campo stadio è uno dei luoghi più affascinanti del circolo. Grazie mille. Grazie a voi. We'll be right back.
Claudio, ciao, buongiorno. Ciao a te. Innanzitutto cominciamo dalla location. La location, sì. Buttiamo lo sguardo un po' più in là e sì. Ci sono una marea di ricordi, perché 11 stagioni col Toro, la Coppa Italia, ricordi indissolubili. Sì, 11 stagioni con il Toro, quindi ecco perché ho scelto questo circolo, anche perché quando mi affaccio oltre l'orizzonte vedo uno stadio che mi ha visto protagonista. Tra l'altro una Coppa Italia, ma anche un campionato nel 75-76, e finalmente abbiamo riportato a Torino uno scudetto dopo 27 anni dalla tragedia di Superga, che aveva rappresentato una squadra immortale, una squadra che praticamente ha fatto la storia del calcio italiano. Il legame invece con la città di Torino e in particolare col circolo Sporting La Stampa? Legame, io amo, sono molto chiuso, sono sempre stato molto timido e amo la città di Torino perché ti dà la possibilità di avere molta discrezione, di stare tranquillo e quindi amo un pochino queste cose. Questa location è bellissima perché praticamente è come fosse nel centro della città, ha una piscina praticamente olimpionica e quindi devo dire che anche per questo e soprattutto i campi da tennis che mi legano poi a questo sport. E devo dire che ho sempre amato il tennis e posso dire, se dovessi rinascere, sceglierei di fare il tennista. Il tennis è uno sport micidiale perché chiaramente devi saper giocare col braccio, devi essere forte di gambe, devi essere forte con la testa perché devi essere sempre concentrato. Sono tutte cose che servono anche nel calcio, ma forse nel tennis a maggior ragione. Prima giocavo molto di più a tennis, adesso ho un problema al ginocchio, ogni tanto mi cede e quindi non vorrei fare la fine di un giocatore che resta steso sul campo in terra battuta. E a proposito di Torino, è il momento di fare una delle sorprese a Giorgio, perché io credo di aver organizzato qualcosa di molto interessante. Vi dico solo due parole: Turin Eye. Seguiteci. È stata una giornata intensa, ma non è ancora finita, perché ti è piaciuto, ti sei divertito a Milano a farmi volare. Beh, ti ho preparato una sorpresina qua a Torino. Ah sì? Mi farei volare anche tu? Potrebbe essere. Sì, ma io ti ho fatto volare in alto, eh. Aspetta, perché ti stupirò. Va bene, vediamo. Prego, mio caro, a lei. Sai che questo è un brutto scherzo che mi stai facendo, eh? Allora, soffro di vertigini. Ti ho detto che ti avrei fatto volare alto. Sì, sì. Questa mongolfiera si alza a 150 metri. Ok, bene, me ne vado. Grazie. Grazie mille. Possiamo vedere tutta la mia città, non sei contento? Io ho ascoltato tutte le tue indicazioni, vorrei che... Giorgio, vieni che ti faccio vedere Torino! Sì, sì. Stai un po' in difficoltà? Sì, di brutto. E con questo bellissimo panorama direi che è ora di pensare alla prossima puntata, Giorgio. Assolutamente, andiamo direttamente in mongolfiera. Andiamo in mongolfiera? Andiamo a? A Bologna. A Bologna, va bene. Seguiteci. Torino, Bologna e mongolfiera e vai, non circolando, volando. Siamo nella sede storica del circolo, fammi così. Vado a riprendere Giorgio che sta sempre chiacchierando. Umano, sì. Aspetta. Il palazzo Ceriana Maineri. No, lo rifacciamo perché stavo guardando la conferma. E adesso. Fammi pensare cosa dire. Adesso. Perché gli aspetta una giornata di duro lavoro. Partiamo. No, andiamo. Siamo Beh, d'altronde soltanto a certi livelli si viaggia. No, certo. Io devo muovermi? Va bene, dai, ci proviamo. Ho trovato il mio nuovo lavoro, Chuck. Ciao Super Tennis!